Ho sognato questo momento da non dall'inizio, perché forse all'inizio non ci credevo neanche io. Man mano che siamo andati avanti ci ho iniziato a credere, adesso ci siamo. Una squadra completamente rinnovata, anche perché la massima categoria nazionale richiede esperienza e talento. Siete soddisfatti o bisogna ancora operare sul mercato? Il lavoro presumo che sia continuo, costante, non ci fermeremo mai, proveremo a rinforzarci, proveremo a crescere. E non è neanche vero che abbiamo rifondato da zero, perché ci siamo tenute comunque 4-5 del gruppo storico, ed è il primo orgoglio da parte mia portare ragazze che obiettivamente non avevano mai calcato i campi né prestigiosi e né non prestigiosi, ce le siamo portate dietro. Il lavoro sulla rosa attuale continua. L'obiettivo è la crescita e poi chiamiamola salvezza. Nico, rapidamente dico che quando avevamo la squadra maschile e facevamo le categorie inferiori, quasi mi vergognavo a chiamarlo per fare qualche amichevole. Nel momento in cui ci siamo trovati di fronte a parlare di un progetto insieme, è stato per me un grandissimo onore, perché è uno dei mostri sacri del calcio a 5 bicegliese. Lo ringrazio. È un gran lavoratore, io ho detto, se fossimo uno staff di una squadra di calcio saremmo miliardari, perché lavoriamo come se fossimo dei professionisti. Insieme a lui ci sono comunque altre persone molto molto preparate nel nostro staff. Sì, diciamo che ho girato abbastanza, però è come se si chiudesse un ciclo adesso. Tornare a casa per me è una grande emozione. Speriamo di vivere una grande stagione. Le aspettative sono quelle. Ogni anno è diverso, comunque se c'è entusiasmo, c'è serietà dalla parte della società, le ragazze sono unite e si crea un bel gruppo, si può andare avanti. Sulla rosa, tanti innesti di qualità, molta esperienza, c'è anche una calciatrice spagnola. Che giudizio dai sul mercato dell'Arcadia? Giudizio, un buon giudizio ovviamente, perché comunque ci sono stati degli innesti, poi c'è la base dell'anno scorso, quindi dobbiamo vedere, da stasera si inizia a fare sul serio, vediamo un po'. Un girone comunque complicato, trasferte lunghe, l'obiettivo credo che sia la salvezza. Quali sono le insidie di questo girone? Sì, sinceramente non conosco benissimo le squadre, perché avendo fatto i primi anni di Serie A nel girone del centro, adesso mi trovo un po' con dei nomi nuovi, squadre nuove, però sicuramente le storiche, c'è il Real Statte, il Salandra, sono sempre le più quotate. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro e giocare partita per partita. L'obiettivo quindi è la salvezza? L'obiettivo è entrare in campo per vincere tutte le partite. Poi quello che verrà, verrà. Begonia Campagna è uno degli acquisti di spicco dell'Arcadia. Come mai hai scelto di arrivare qui a Bisceglie? Va bene, l'anno scorso ho stato qua a allenare con queste ragazze e mi è piaciuto un po' il progetto che mi hanno proposto e ho deciso venire qua quest'anno, che stanno in Serie A. Un campionato comunque impegnativo. Dove possiamo collocare nel girone C l'Arcadia? Difficile adesso, dobbiamo iniziare a allenare e vediamo come si trova tutta la squadra insieme, però faremo tutto lo possibile per dare fastidio alle altre squadre. Una delle certezze probabilmente rappresentata dall'allenatore Nico Ventura, esperienza da vendere, quindi magari sarà lui la guida anche per chi non conosce la categoria. Certo che sì, sicuro che lui è il peso più forte di questa squadra. E sai che va a fare uscire lo meglio di tutte le ragazze che ha. Se dovessi fare un appello ai tifosi bicegliesi, cosa ti sentiresti di dire? Vabbè, che vogliamo che loro sanno è il quinto uomo nostro. E allora, un giorno storico per l'Arcadia, dopo tanto lavoro, tanto impegno, tanta organizzazione, mister Ventura parte questa storica avventura con la Serie A targata Arcadia. Finalmente, perché sono stati mesi durissimi in cui ci siamo arrabattati per trovare delle soluzioni
di ogni tipo a tutte le problematiche che potete immaginare. Sono stati mesi di attesa, in attesa del giudizio della federazione, che poi è stato positivo, che ci ha consentito di arrivare in Serie A. E ora finalmente la parola passa al campo, che è quella che mi piace di più. Il resto fuori campo lo lascio ad altri. Che mercato è stato quello dell'Arcadia? L'ho detto più volte, noi abbiamo puntato a prendere 4-5 elementi che la Serie A l'avessero fatta, perché il nostro gruppo era un buon gruppo, che in regionale si era comportato bene, ma nessuna di quelle aveva esperienze di Serie A. E fare un campionato così duro sotto ogni aspetto, senza gente di esperienza, era impossibile. Abbiamo preso 4-5 molto grandi, qualcuno ha detto anche troppo, ma il campo dirà se hanno ragione loro o noi, e che ci possono dare una mano e che possono trainare quelle che non hanno mai avuto esperienza a fare un campionato, ripeto, così duro e difficile come quello che ci aspetta. Mercato chiuso o dobbiamo aspettarci qualche altro colpo a sorpresa? No, qualche cosa credo che succederà. Ho già avuto contatti in queste ore con un'altra delle mie ex, vedremo se andrà in porto, credo di sì. La speranza è che poi il presidente possa regalarci qualcosa di veramente importante, in modo da puntellare un altro ruolo che io ritengo in questo momento non coperto appieno. In più ci sono due ragazzine che oggi non ci saranno, ma che si aggregheranno più in là. Una secondo me è un talento straordinario, che è una quindicenne non male. Ma secondo me c'è una prima fascia di 4-5 squadre, anche se il mercato è ancora in fibrillazione, quindi non si capisce bene, però c'è lo Statte che fa campionato a sé, probabilmente anche quest'anno. Poi ci sono 3 o 4 che hanno una storia che noi non abbiamo, e alludo all'Ocri, alludo al Salandra, probabilmente Real Stigliano e una delle due di Palermo. Il Salinis ha fatto una grossa campagna acquisti, quindi la metterei in questa fascia. E poi c'è un equilibrio generale nel quale tutti possono far bene e tutti possono far male. Noi speriamo di essere fra le prime di questa seconda fascia. Futsal femminile che assaggia la Serie A a Bisceglie, cosa dire agli appassionati? Venitevi a divertire, perché ci sarà da divertirsi. Il futsal femminile è una grossa novità per tutti. Ci sono ragazze che davvero ti lasciano sbalordito quando tu le vedi giocare. Non aspettatevi gente che non sa stoppare il pallone, perché non è così. È comunque un fenomeno in crescendo, è una squadra di Bisceglie che si gioca ai massimi livelli, una disciplina che sicuramente piace a tanti. È in qualche modo un rivangare il ricordo del Bisceglie Calcio a 5, che tutti quanti abbiamo nel cuore, che purtroppo per tante ragioni oggi è solo un ricordo.